Cari amici, buongiorno, bentornati al Bello di Trenord. Oggi incontriamo Sara, Cristian, Veronica e Alessandro, che sono nostri nuovi colleghi, che sono da poco arrivati da esperienze che li hanno portati qui da noi da tutto il mondo. Alcuni hanno fatto gli assistenti sui voli intercontinentali, altri provengono dal mondo delle crociere. Insomma, proviamo a chiedere che cosa portano oggi con le loro esperienze dentro la nostra azienda. Ho trascorso 6 anni presso MSC Crociere, ero capo reception, quindi gestivo i servizi di bordo, assistivo i viaggiatori in tutte le loro esigenze. In questa vita da crocierista ho visitato quasi tutto il mondo, sono stata dall'Estremo Oriente, a Cuba, Emirati Arabi, Nord Europa. Posso dire che ho un bel bagaglio anche culturale. Ho imparato molte lingue, tra cui l'inglese, il francese, spagnolo, portoghese. Capisco un po' di tedesco e questo mi ha dato un buon input nell'avere a che fare con i nostri viaggiatori. Ho lavorato 13 anni in Alitalia come assistente di volo e dopodiché ho lavorato sul TGV per 5 anni sulle tratte Milano-Parigi. Adesso lavoro qua in Lombardia. Mi sono trovato sin da subito a mio agio perché il cliente dell'aereo e il cliente del treno hanno esigenze diverse. C'è però una cosa che secondo me li accomuna ed è che hanno un'aspettativa. Noi dobbiamo soddisfarla. Ho fatto sia il capo cabina che adesso il capo treno e quindi sì, mi sento capo. È un'esperienza positiva anche grazie al mio bagaglio culturale che mi sono creata in questi 10 anni di lavoro su voli di lungo raggio e anche corto raggio con British Airways. Penso che il nostro ruolo principale è girare la situazione a nostro vantaggio. La comunicazione è molto importante in questo senso perché avere un viaggiatore informato è un vantaggio. Prima di lavorare in Trenord ero un allievo ufficiale di coperta sulle navi di Costa Crociere. Ero il primo gradino per diventare comandante delle navi. Coadiuvavo il comandante nelle mansioni d'ufficio, in particolare le mansioni dell'arrivo e della partenza della nave, il magazzino, l'inventario delle attrezzature e collaboravo con gli ufficiali responsabili della navigazione. Il lavoro sulle navi da crociera mi ha permesso di viaggiare, mi ha permesso di visitare la Cina, il Giappone, posti diversi e soprattutto mi ha permesso di lavorare con persone di diverse culture e di diverse etnie. L'esperienza sulla nave mi ha permesso di tenere una grande abilità per quanto riguarda il lavoro in team e cerco di portarlo sui treni cercando di lavorare insieme ai nostri colleghi. Riesco a riconoscere le persone già dai loro atteggiamenti, da uno sguardo. È una cosa che ho imparato in 6 anni che adesso sta dando i suoi frutti. Adesso sto notando giustamente la differenza col vecchio lavoro che mi porta ad avvicinarmi molto ai passeggeri, a fornirgli un viaggio confortevole e cerco di dare sempre il massimo per questo lavoro. Nelle relazioni con il cliente vedo che basta il piccolo gesto e tu ti sei assicurato la sua fiducia e ti sei assicurato il buon viaggio. All'apertura delle porte, ad ogni fermata, basta un buongiorno. Qualcuno rimane piacevolmente sorpreso con questo trambusto quotidiano del sali e scendi e invece vedo che tantissime volte viene apprezzato. Il capotreno è una persona che comunque ha il controllo del treno e delle situazioni e degli imprevisti che possono capitare. Penso che il lato umano del capotreno sia parte fondamentale del futuro del nostro lavoro perché le persone che viaggiano, viaggiano per svariate esigenze. Il fatto di avere un approccio umano con dei viaggiatori che magari non possono essere nello stato mentale più ottimale, ma capirli sia comunque molto importante.